Questa sera soffermiamoci insieme su queste parole che sentiamo tutti i giorni quando ci raduniamo attorno all'Eucaristia. Gesù che prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà ai suoi discepoli dicendo: prendete questo mio corpo. Cari fratelli, se vogliamo questo vivere, questo miracolo di essere trasformati in Gesù, dobbiamo prendere questo suo corpo. Infatti, ciò che Gesù chiede ai suoi discepoli, ai suoi amici che erano attorno a lui, non è di adorare o di venerare, di pregare quel pane. Non lo dice. Prendete, prendete, mangiate. Questa è la sorpresa da parte di Gesù. E dobbiamo soffermarci, possiamo dire, su questo non invito, su questo ordine. Prendete il mio corpo. A Tommaso, nella Domenica della Misericordia, ci ricordiamo, dice: toccami, eccomi, le mie mani, i miei piedi, mio cuore, toccami. Non dice adorami, toccami. Prendete questo mio corpo, prendetelo nel vostro intimo. Perché Gesù dice così? Perché è il suo bisogno di comunione con noi. Incredibile. Già su questa verità ha riflettuto la nostra santa Suor Maria Faustina Kowalska del Santissimo Sacramento, la quale dice: un Dio che anche lui ha dei bisogni. Ma quali bisogni? Dio ha lui che ha tutto, è tutto e non gli manca nulla. Ha bisogno di me uomo di mani impure, di sguardo impuro, di carne fragile. Ha bisogno di me. Dio vuole ungere il mio cuore, vuole diventare una sola cosa con me. Quando siamo qui attorno all'Eucaristia, ecco, porto oggi avanti questa riflessione, pensiamoci a questo. Noi lo guardiamo e lui guarda noi. Noi lo prendiamo o direttamente in bocca oppure tra le mani e lui ha lo stesso desiderio. Ho qui davanti a me pensiero di Giovanni Paolo II che disse: certo, i nostri sensi falliscono quando contemplano questo mistero. Che cosa può capire la mia mente di questo mistero? Che cosa può capire?
la sola fede consegnataci degli apostoli ci basta, che da chi andremo, Signore, tu solo hai parola di vita eterna. Tu sei, Signore, da conoscere, da amare, da imitare. Questo è il programma quotidiano della nostra vita. Un Dio che si fa cellula del mio corpo, un Dio che si fa respiro, gesto, pensiero, un Dio che si trasforma in me e mi trasforma a sua immagine. Ecco, è questo che Gesù chiede ai suoi amici, non di adorare, non di venerare, ma Gesù dice prendete. Con il suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, la storia che lui amava. Gesù con il suo corpo ci dona le sue lacrime, le sue gioie, il suo sguardo, il suo cuore, i suoi gesti. Dio ha scelto di avere un corpo perché vuole entrare in relazione con me. Ma si tratta di una relazione impegnativa, non quelle relazioni che oggi scorrono tra noi. La mattina siamo amici di qualcuno e la sera nemici dello stesso qualcuno. La mattina amico di uno e la sera quell'altro non è più amico. È già tradito, è già rinnegato, è già calunniato. No, assolutamente no. La relazione che Gesù instaura con me è impegnativa. Donare il corpo, donare il sangue, donare la vita. Quanto da imparare da questa solennità del corpo e sangue di Cristo. Grande è il progetto di Dio, alto è il progetto di Dio, potente è il programma di Dio. E qual è questo progetto, questo programma, questa potenza? È portare il cielo nella terra. Portare il cielo nella terra. E noi lo sperimentiamo quando facciamo la Santa Comunione, Ostia Santa, Ostia Santa. Tante sono testimonianze terribili e meravigliosi attorno a questa ostia, per chi si è permesso di danneggiarla, li ha fatto male. Qualcuno ha voluto danneggiare questa ostia santa bianca e ha sentito le parole: mi fa male, soffro, non io, per te. Come quella madre che il figlio l'ha uccisa e la voleva nascondere, e questo figlio prende questo corpo. Purtroppo oggi sono tanti di questi esempi nella nostra Italia, e porta di nascondere questo corpo ucciso, ma il cuore palpitava,
perché questo figlio, correndo per nascondersi, è caduto per terra e si è fatto sentire da questa morente madre: figlio, ti sei fatto male? Figlio, ti sei fatto male? Tanti, purtroppo in questo mondo, hanno voluto fare tanti esperimenti su questa ostia. Hanno provato a sparare. Cosa succederà? L'hanno messa sul fuoco per bruciare. Cosa succederà? E hanno trovato la risposta, che non è un pezzo di pane normale. Come diceva Sant'Agostino, ha un gusto di un pane, ma questo è corpo di Cristo. Noi in Italia, ancora una volta, forse per la nostra fede, abbiamo questi posti che testimoniano la verità su questo corpo e sangue di Cristo, perché anche i sacerdoti hanno dubitato. E da questa ostia cadevano gocce di sangue sul corporale che possiamo adorare e venerare nella Basilica di Orvieto, e poi il miracolo di Lanciano. La nostra terra martoriata, tradita, perché appunto che spara anche contro Cristo, trova queste testimonianze che rimangono tra noi. Abbiamo i nostri amici fratelli sacerdoti che portavano nella teca il corpo di Cristo ammalati durante le persecuzioni, durante le dittature. Uno dei sacerdoti che portava questo nella teca aveva qui messo dietro, anche io lo porto quando vado ai malati, la pallottola non l'ha toccato, si è salvato, tutti gli altri uccisi, lui è arrivato dal malato a portare il corpo di Cristo. Grande è questo mistero che oggi celebriamo, grande. Cari fratelli, l'incontro con Gesù eucaristico è l'incontro dello sposo con la sposa, è lo sposalizio, è il giubileo. Noi siamo abituati a pensare a Dio come padre, portatore di un amore che ci è necessario per crescere, ma Dio è anche madre che nutre del suo corpo i suoi figli. Questo è il mio corpo, dice Gesù. Dio e l'uomo, nessuno potrà separarli, nessuno. Quando, ecco, noi riceviamo il corpo di Cristo, noi siamo legati,
sposati con Lui per sempre. Tutto il Vangelo ci assicura che l'umanità intera è il corpo di Cristo. Qualsiasi cosa Gesù dirà avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Allora, cari fratelli, concludo, non possiamo mai separare il corpo di Cristo che è sull'altare della Chiesa dal corpo di Cristo che è sull'altare del fratello, che è nei poveri, nei sofferenti, negli ammalati, negli immigrati, nell'anziano, nella persona sola. Questo è il corpo di Cristo che ha venerato la beata Madre Teresa di Calcutta. E questo è il Santissimo Sacramento che ci pone Papa Francesco, con tutte le difficoltà che il mondo trova a capirlo, nei poveri e nei sofferenti. Quella sua vicinanza ai malati, ai barboni, la sua voglia di uscire dalla sua stanza, ormai normale perché non sta più lassù, per andare per le strade, sotto i ponti, a baciare e accudire i poveri, perché lì c'è Santissimo Sacramento, è un prolungamento dell'adorazione del corpo di Cristo. Ed è una grande gioia poter già in anticipo dire che proprio qui, accanto a questo Tempio della Divina Misericordia, il Papa Francesco ha voluto aprire il nuovo tabernacolo per i poveri, proprio qui, respire. Con questa Chiesa della Divina Misericordia, Papa Francesco apre nuovo tabernacolo per dare aiuto a chi è solo, a chi non può dormire, a chi è abbandonato perché si è accolto nella notte, in questa via dei penitenzieri. Gesti che ci devono far riflettere per poter adorare Santissimo Sacramento in spirito e verità. Perché noi non possiamo, cari fratelli, dire a Gesù ti amo e poi passare in modo indifferente a chi vive ancora in modo sbagliato. Grandi sono le parole di Suor Faustina Kowalska, ma prima ancora di Giovanni Paolo II, che dice: fratelli, prima di morire San Giovanni Paolo II dice: fratelli carissimi, alla scuola dei santi, mettiamoci alla scuola dei santi, perché i santi sono grandi interpreti della vera pietà eucaristica. Grazie a loro noi possiamo riscaldare il nostro cuore. Faustina Kowalska è tra questi santi di Giovanni Paolo II che ha saputo dire che dall'Eucaristia io ricevo la forza, e dice: la vita mi spaventa nei giorni in cui non ricevo la Santa Comunione, la vita mi spaventa, ho paura di me stessa.
perché Gesù mi dà vigore, Gesù mi dà coraggio, Gesù mi dà luce. Oggi, in questo bellissimo giorno luminoso del Santissimo Corpo e Sangue, chiediamoci quanto amore nutriamo verso l'Eucaristia, quanto amore, quanto cerchiamo perché la nostra vita si appoggi proprio sull'Eucaristia. A uno dei giovani, che sono tanti che passano attraverso questo santuario, io ho detto: aveva difficoltà di frequentare la messa domenicale, molta difficoltà. E io ho detto a uno di loro, io ho detto: mi dispiace che anche questa volta non sei venuto all'Eucaristia. Cercherò di espiare i peccati, non solo per te, per questa mancanza, ma per i peccati del mondo intero. Ma io ti porto con me sull'altare. A un altro ho detto, aveva difficoltà di partecipare alla messa domenicale, e io ho detto a lui: non solo la messa domenicale, ma sforzati, prova, assaggi, gusti l'incontro con l'Eucaristia in un giorno di lunedì, di martedì, di giovedì. Vedrai che cosa nascerà nel tuo cuore. E lui l'ha fatto e la sua vita è cambiata. Il suo cuore non è più come prima, la sua vita non è più come prima. È nata una nuova esperienza, l'esperienza d'amore. Si cercano tra loro, lui cerca Gesù e Gesù cerca lui. E questo, l'Eucaristia, è tutto, è la nostra medicina del corpo e dell'anima. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo